Grazie, e adesso passo la parola a Bicocchi che parlerà del progetto a favore degli amministratori locali. Grazie. Grazie Presidente Melloni. All'interno di PwC, che è un'azienda che si occupa tra le altre cose proprio di redazione e certificazione di bilanci, abbiamo iniziato nel corso dell'ultimo anno e mezzo, nell'ambito del lavoro dell'ufficio studi che coordino, abbiamo iniziato a riflettere su come poter supportare i comuni che si trovavano a dover adempiere, comuni di piccole dimensioni, quindi i cosiddetti comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, redigere il bilancio economico patrimoniale secondo il decreto legislativo 118/2011, che prevedeva, quando noi abbiamo iniziato questa attività, l'obbligatorietà anche per i piccoli comuni con il bilancio del 2017, cosa che poi, per due ragioni tra le tante che dirò brevemente, è stato sospinta anche dell'ANCI, reso facoltativo, perché obiettivamente da un lato le risorse, da un lato il tempo degli amministratori dei piccoli comuni non avrebbero permesso l'adempimento semplice di questa normativa. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di metterci dalla parte degli amministratori locali attraverso un nostro collega che è da 30 anni che si occupa di queste tematiche. Abbiamo sviluppato un piccolo manuale applicativo che è stato edito recentemente dal nostro ufficio studi e che ha trovato, devo dire, il supporto immediato dell'ANCI attraverso l'IFE, tra l'altro vedo il Presidente Castelli che qua in platea. E quando abbiamo voluto testare questa metodologia, perché si tratta di una metodologia concreta che semplifica un po' l'ora dei conti, insomma, viene incontro agli amministratori, abbiamo scelto due comuni piccoli e abbiamo proprio redatto con loro un bilancio economico patrimoniale. Quello che ne è risultato è esattamente questo libretto, che di fatto è uno strumento di supporto. Parlandone in ambito area con la dottoressa Gini, volevamo ampliare un po' la platea del test. Abbiamo fatto una tappa a Camerano, nella quale è venuto il Presidente Berloni. Mi sono preso questi pochi minuti per contestualizzare il progetto, perché così spieghiamo anche come mai, quando il Presidente Berloni, venendo a Camerano, ha lanciato l'idea di poter far diventare questo libro un corso di formazione che poi potrà diventare anche una scuola per tutti i 229 comuni delle Marche, abbiamo accettato entusiasti, perché crediamo, mettendo a disposizione gratuitamente la metodologia, tutta la parte tecnico-scientifica che abbiamo fatto, ovviamente poi essendo disponibili con i nostri docenti, tra virgolette, comunque con i colleghi che si occupano di questo, a realizzare quanto vi dirò. E siamo qua oggi, quindi molto molto felici di essere stati interpellati e poter dare il nostro contributo. Quali sono appunto gli obiettivi del progetto? Il progetto è quello di fornire agli amministratori locali una modalità attraverso una giornata d'aula. Tra l'altro la commissaria ha un'esperienza proprio di amministrazione locale, se non vado male, a Piacenza, se non ricordo male, quindi sa di cosa stiamo parlando doppiamente. Dare delle competenze a questi amministratori locali, siano essi sindaci, assessori al bilancio o anche tecnici, quindi questo lo decideremo poi sentendo anche ANCI, e usando come libro di testo, passatemi il termine, ma come traccia di lavoro, proprio questo libro che noi abbiamo fatto. Noi riteniamo che si debbano realizzare delle tappe itineranti per coprire tutto il territorio delle Marche, sia per una motivazione evidente di natura logistica, sia anche per dare un segnale di vicinanza al territorio, per cui noi pensiamo che non ci debbano essere delle classi con più di 25 amministratori, altrimenti diventa poi ingestibile, perché questa attività non è un'attività di indottrinamento, è più un esercizio, perché qua poi chi avrà la bontà, noi faremo avere il link al nostro sito, se volete poi scaricarlo, ci sono proprio gli schemi dei conti che gli amministratori devono andare a compilare, quindi io mi sono dato per sapere di cosa parlo, quando lo racconto, ho dato un'occhiata alla legge, un'occhiata al piano dei conti, si parla di migliaia e migliaia di caselline che vanno poi incanalate in uno schema che deve essere però intelligibile. Ecco, questo lavoro l'abbiamo fatto insieme ai comuni e quindi è disponibile.
uno, massimo due giorni, perché sappiamo anche quanto è difficile distogliere questi amministratori locali dalle loro incombenze, soprattutto in quelle aree che poi hanno avuto dei traumi significativi come quelli che hanno scaturito per questo progetto. La struttura quindi ricalca la metodologia che abbiamo deciso e quindi spiega di che cosa che abbiamo realizzato, spiega di che cosa si tratta, il nuovo sistema contabile. Per la prima volta i comuni dovranno realizzare uno stato patrimoniale di apertura, cioè dovranno fare una fotografia attuale, non vi tedio con dettagli tecnici, ma comunque è una cosa che non è mai stata fatta, quindi va fatta per la prima volta, vedremo come questo potrà essere fatto in modo agevole, si faranno tutte le varie altre attività e alla fine si potrà avere proprio lo schema sul quale basare la redazione del bilancio economico patrimoniale. Le tappe copriranno, come vi ho detto, tutte le Marche, in modo tale da dare anche la possibilità di raggiungere agevolmente tutti i comuni, non perché nessuno di noi è di Urbino, ma abbiamo scelto di fermarci due volte lì perché da un punto di vista logistico, anche per permettere ai nostri colleghi di raggiungere agevolmente le sedi del corso, era la più semplice, anche perché vicino si potevano raccogliere una cinquantina, 40-50 comuni, però queste le tappe sono state scelte da noi, suscettibili poi di qualunque modifica. Dovremmo riuscire a farlo tutto in 3 settimane, se la logistica venisse più o meno rispettata, e abbiamo anche pensato già a come poter raggruppare i comuni nelle varie sedi del corso, pensando poi noi insieme ad ANCE, alla Fondazione Merloni, di dotare i partecipanti ovviamente del materiale, di stampare i libri e di fare tutto il lavoro. Degli 87 comuni del cratere abbiamo fatto, partendo appunto dal problema da cui è scaturito il progetto, abbiamo fatto degli approfondimenti per capire se ci fossero delle disposizioni particolari in ordine al bilancio per queste aree. Non ne sono emerse in particolari da un punto di vista tecnico, ci sono, perché come dire, i comuni hanno delle proroghe che possono fare delle cose in deroga alla legge, ma non impatta sugli schemi di bilancio, pertanto non è stato necessario individuare una differenziazione del programma. Ribadisco veramente l'entusiasmo da parte nostra e la gratitudine per essere stati coinvolti, e siamo convinti che susciterà notevole interesse, perché girando a livello territoriale abbiamo riscontrato la necessità, la richiesta da parte dei tecnici e dei politici che si occupano di queste tematiche amministrative di studi di questo. Grazie ancora.